Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Paco, che mi chiede di parlare del film di M. Night Shyamalan del 2004, The Village. Un grandissimo Joaquin Phoenix, Adrien Brody, Bryce Dallas Howard, Sigourney Weaver, William Hart, Brendan Gleeson, Cherry Johnson, un cast enorme per un film particolarissimo. Siamo in Pennsylvania, in mezzo a questo bosco, una società rurale, vediamo questo paese praticamente in America, dove tutti chiaramente vivono come se fosse il 700. E cosa succede? Succede che questi praticamente hanno deciso di fare un patto con dei mostri che vivono intorno al bosco, e se loro rimangono rinchiusi in queste mura e nessuno di rinchiusi in una certa zona e nessuno dei paesani escono, non avranno alcun problema, non mai di violenza né di tutto altro. E chiaramente la gente, i giovani non ci credono, sono un po' in paranoia, soprattutto Joaquin Phoenix, che interpreta Lucius, che è innamorato nemmeno troppo segretamente della bellissima Howard, che è appunto Ivy, che è una ragazza cieca bellissima del luogo. Poi cosa succede? Praticamente succede che il nostro viene ferito da Noah, che appunto è Adrien Brody, che diciamo è il matto del villaggio, che costringe il nostro sul letto, e di lì in poi la nostra dovrà uscire per cercare di andare a prendere le medicine per il buon suo uomo che sta per morire, e nel mezzo appunto questi mostri con queste cose incredibili che forse saranno o non saranno quello che vogliamo sentirci dire. Insomma, grandissimo film, per me è un capolavoro visto di M. Night Shyamalan, che riesce a mettere in scena una delle cose più terrificanti che si siano mai viste a livello proprio mentale, perché il film non è quasi nemmeno un horror, è un thriller dell'anima, sicuramente è un film drammatico che in realtà riflette e ragiona su tutto quello che è successo in America, sulla paranoia dell'America stessa, sulla schizzoide paranoide, appunto come fece tiro fuori la Klein, che è in realtà la base di questo film, un'idea appunto di eliminare dal mondo tutto ciò che è esterno, perché all'interno non ci può essere assolutamente nemico e quindi dobbiamo crearcelo. E in questo appunto tutta la paranoia del post 11 settembre, ma anche una paranoia di un'America che è sempre stata così: il nemico non può mai essere interno ma deve essere sempre esterno, e se non c'è va creato per creare, insomma, anche con la stessa idea, la paura verso le persone, non poterli mai dire la verità, che in realtà rende tutti liberi al solito, perché la verità è ciò che rende tutti gli uomini uguali. E in un certo senso si riesce anche a capire quanto Shyamalan in un certo senso riesca a voler non giustificare mai gli atti di queste persone, ma semplicemente porci di fronte a quello che è e che lui chiaramente non assolutamente ama, ma che discute con la fanciullezza meravigliosa della cieca. La cieca, la ragazza che esce, che scappa, non posso spoilerizzare, sennò vi sputtano tutto il film, che deve andare a cercare le medicine, che si ritrova in un mondo che non è suo, non riesce a vederlo perché tanto è cieca, quindi ogni cosa che fa e che vede, ed è per questo che è scelta per uscire dai muri, anche quando ucciderà il famerico mostro, lei è convinta di averlo ucciso, sto davvero. Insomma, sono scene una più bella dell'altra. Una fotografia micidiale di Roger Deakins, montaggio di Christopher Telson da Urlo, musiche di James Newton, Oda Howard, che sono veramente bellissime. È un attore, come ho detto, più bravo dell'altro per un film strepitoso, una di quelle opere che mettono ansia, che riescono a far pensare, con una ricostruzione storica magnifica, con degli attori perfetti. La nostra Bryce a fare la ragazza non vedente è perfetta, è incredibile, dà proprio l'idea. Per me è un film assolutamente di quelli da non perdere, quindi che cazzo vi posso dire di più, oltre che sta suonando il telefono, che qui sotto c'è il link per comprare su Amazon, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante del super grazie. E insomma, che dirvi di più di questo The Village? Per me Shyamalan, il film è brutto, un l'ha mai fatto per davvero, e questo The Village rimane e resta un'opera assolutamente essenziale. Ora vado a rispondere al telefono.